Oggi voglio parlarvi della nuova palette di Urban Decay, la Born to Run. Allora, prima di tutto voglio farvi vedere il make-up che ho realizzato con questa palette. Questo è il make-up occhi che ho fatto oggi con le colorazioni di questa palette. Allora, questa palette, questa è la confezione esterna. È fatta così, vedete, c'è tutti immagini di vari paesaggi di paesi perché questa palette è stata creata pensando a una palette da portarsi nei viaggi. Dietro ci sono tutte le cialde di colorazione anche con il nome delle varie cialde. E questa invece è veramente la palette. Beh, esternamente è molto carina, diversa dalle solite, con tutte queste immagini di viaggi. Internamente si apre così, è calamitata. Si apre così, c'è un enorme specchio che va benissimo per truccarsi e queste sono tutte le cialde di colorazioni. Allora, prima di tutto vi faccio vedere come ho realizzato il mio trucco e quali colorazioni ho utilizzato. Allora, ho utilizzato nella parte qui alta dell'occhio, ho utilizzato questo colore chiaro che si chiama Breakaway, qualcosa del genere, e l'ho messo, sì, come vedete anche dalla clip, l'ho messo sia sopra che qui nell'angolino. Poi sono passata a sfumare nella piega Weekender, che è questo qui, e questo l'ho bene sfumato sulla piega. Poi, per creare la sfumatura della palpebra mobile, sono passata a Stranded, questo qui, e questo qui ho iniziato ad utilizzare un pennellino a lingua di gatto. E poi, dopo aver ben steso questo fino più o meno a metà della palpebra mobile, nella parte finale ho messo Hell Ride, questo qui. Poi ho bene sfumato le due colorazioni e questo, come vi ho fatto vedere, è il risultato del make-up di oggi. Prima di continuare a parlarvi della palette, vi dico con cosa ho concluso il make-up. Ho utilizzato questa matita automatica della Kiko, che è la numero 02 e faceva parte della collezione Frissol. Come mascara ho messo la base bianca, questo della Dior, e questo mascara viola. Cioè, adesso non lo so perché io qui ho in mano il viola, vedo dalla telecamera che mi sembra azzurro. Comunque, è un mascara viola della Dior del numero 160. E per finire sulle labbra, ho messo questo rossetto liquido di Nabla, che vi passo da qualche parte il nome perché si chiama Noblesse Oblige. Comunque ve lo faccio passare, comunque così capite di quale rossetto liquido sto parlando. Ripassando alla palette, come vi ho detto, le cialde sono tantissime. Sono ben 21 cialde di colori, e per cui è qualcosa di enorme per quanto riguarda l'Urban Decay, perché sappia io è la prima volta che fa una palette così grande. Queste sono le tonalità sgocciate sul mio braccio, vedete, aiuto, vedete da qui la più chiara e per finire con questo colore, per cui ci sono tutte e tre le righe. Vedete, i primi colori sono più chiari della prima riga in alto, che sarebbero questi quattro, sono più chiari e si notano un po' meno. Però vi devo dire che guardandomi anche adesso, non so la telecamera cosa vi faccia capire, comunque guardandomi anche qui sullo specchio si vedono, ok, non sono eccessive, però giusto quel tocco da dare luminosità e da rendere tutto il make-up uniforme lo fanno.
Allora, queste sono le tonalità di tutte 21 le tonalità di colore, perché per farvele vedere tutte insieme ho fatto swatch così piccolini. Spero che qualcosa riusciate a comprendere lo stesso di come sono queste colorazioni. Allora, per me sono colorazioni bellissime, mi piacciono, per il momento vi dico che non le ho utilizzate tutte, però vi devo dire che sono molto belle da vedersi. Hanno un'ottima sfumabilità, per cui si sfumano benissimo, e scrivenza, hanno un'ottima scrivenza per quanto riguarda il marchio dell'Urban Decay. Però vi dico che avendo preso due palette dell'Anastasia Beverly Hills, la Modern e la Soft Glam, quelle sono un po' cioè sono leggermente più pigmentate e più burrose le cialdine. Comunque anche questa no, cioè non dico che questa scrive male, io il trucco l'ho fatto, mi è piaciuto come ha scritto, mi è piaciuto, ci sono riuscita. Diciamo che l'Anastasia Beverly Hills la considero ora più un top come ombretti, però neanche questi non sono da gettare via. Se vogliamo parlare anche di prezzo, questa palette che ha 21 cialde costa 51 euro sul sito di Sephora e anche in negozio. Però tenete conto che se la prendete con il sconto 20 la pagate 41. Infatti, quello che ho fatto io, avevo il sconto 20 e l'ho pagata 41, per cui 41 euro per 21 cialde mi sembra di aver preso una cosa valida qui in fatto di prezzo. Le colorazioni, come vi ho detto, sono belle, sono moderne, ci sono un po' tutti, ci sono i chiari, i scuri, i colorati, per cui c'è un bel range di colori che ci si può giocare con i colori quanto si vuole con questa palette. Ok, prima di chiudere questo video, vi rifaccio vedere gli swatch. Cerco di avvicinarmi il più possibile alla telecamera di queste colorazioni. Tenete presente che quelli chiari si notano un po' meno. Questi sono veramente tutti gli swatch. Io come palette, se vi piacciono queste colorazioni, vi consiglio di farci un pensierino. E anche per questo video ci salutiamo, ci vediamo la prossima volta. Ciao!